Buonasera amici del Dotto e benvenuti ad una nuova puntata di Diamo i Numeri, dove analizzeremo tutti i dati e le statistiche relative all'ultimo match del Cosenza Calcio. Dopo la delusione arrivata nella sconfitta a Marassi, ecco che nuovamente in terra ligure la squadra di Caserta dimostra, nonostante tutto, grande spirito di volersela giocare. Contro lo Spezia arriva solo un punto e ancora una volta l'opinione pubblica si divide. Si tratta di due punti persi o un punto d'oro da tenere comunque stretto? Ma andiamo a vedere nel frattempo i numeri del match. 53% contro il 47% per quanto riguarda il possesso palla, 19-13 invece i tiri totali. 5-3 i tiri nello specchio della porta, dati comunque veritieri con l'ennesima traversa da sottolineare per il Cosenza. 3-5 invece le parate dei portieri con Micaj che nuovamente salva il risultato in più occasioni. 3-5 i cartellini gialli e uno anche per Mister Caserta, ma a differenza gli altri match, la cattiveria agonistica questa volta non c'entra niente. 60-41 infine gli attacchi pericolosi. Vedendo i dati, dunque, verrebbe da dire che lo Spezia forse ha creato leggermente di più, ma rivedendo poi la partita, soprattutto nel primo tempo, mai fu più giusto lo 0-0 finale. Caserta fa turnover e il Cosenza, al netto degli altri risultati, rimane comunque lì nella zona calda della classifica. E quindi adesso vi chiedo nuovamente: due punti persi o un punto di platino? Nel frattempo, adesso si ritorna finalmente tra le mura amiche del Marulla e, insieme al ritorno in casa, dovranno necessariamente tornare anche i 3 punti.